siamo a Cleto, Liberi TV in compagnia di Angela Bianco e Castrum in Quartet. Finalmente possiamo dire, perché dopo un'estate di eventi in tutta la Calabria, Cleto ha finalmente un gruppo molto importante e soprattutto tradizionale, con una voce davvero unica. Io questo lo voglio dire perché non perché ti conosco personalmente, Angela, ma proprio perché abbiamo avuto il piacere di vederti dal vivo. Una domanda: come nascono le canzoni, il trasporto che tu metti nella musica? Beh, veramente non si può descrivere come nasce, perché nasce dalla passione e emozione, quindi penso che basta provarla e poi la trasmetti anche agli altri. Spero di trasmetterla anche agli altri. Il gruppo, diciamo, che che sta seguendo, che è una formazione nuova, siete stati però affiatati da subito, quindi c'è stata una certa alchimia fra di voi, giusto? Certo, sono favolose proprio come persone, quindi mi sono trovata benissimo con loro dall'inizio e sono contenta di averli conosciuti. Loro fanno parte di un altro progetto che si chiama Castrum Sound, che è formato da 10 elementi, e lavorano anche in quartetto come Castrum in Quartet. Ed è stata un'esperienza proprio molto bella, tutta l'estate passarla con loro. Sappiamo che comunque non vi fermerete, perché durante l'inverno avete già delle richieste, e comunque chi volesse potrà contattarvi tramite la pagina Facebook e il sito internet. Quindi cosa ci aspettiamo? Di vedervi in giro per la Calabria anche a Natale, magari, che ne so, in qualche fiera, mercatino, perché voi vi prestate molto bene alla musica di piazza. Voi siete la musica di piazza, voi siete tradizione rinnovata però. Certo, tradizione e innovazione. Sì, ci auguriamo di sì, veramente qualche data c'è ancora, basta seguirci sulla pagina di Facebook e su Liberi TV naturalmente. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare la Web TV che ci ha seguito tutta l'estate, e spero che ci possa seguire anche durante il tour invernale. Grazie. Tutti di nuca, l'uomo è fondo, ma per la